Sono il dottor Francesco Ciribè, della clinica veterinaria Città di Fermo e del centro di riproduzione canina Città di Fermo. Oggi parleremo di un argomento di grande interesse, ovvero il monitoraggio del calore della femmina e la determinazione del corretto momento di accoppiamento, un argomento assolutamente caro agli allevatori e a chiunque voglia avere una cucciolata con la propria femmina. Fino a qualche anno fa, determinare il momento giusto per accoppiare una femmina non era affatto semplice e si utilizzava come metodo di indagine la citologia vaginale, come unico metodo di indagine, valutando la cheratinizzazione progressiva delle cellule superficiali, determinante della stimolazione degli estrogeni. Questo metodo era un metodo piuttosto empirico, per quanto preciso, e lasciava la possibilità di grandi errori. Ad oggi abbiamo un'associazione di più metodiche che ci permette di ridurre il momento preciso di fertilità e di scegliere quando muoverci per andare a accoppiare la nostra femmina. Ad oggi, oltre agli estrogeni di cui abbiamo già parlato, c'è un altro ormone che possiamo monitorare e la cui determinazione quantitativa, la cui crescita, ci può indicare il momento fertile della nostra cagna, ovvero il progesterone. C'è però una gran confusione tra allevatori, e appassionati per quanto riguarda il momento giusto per l'accoppiamento. Ora, noi sappiamo che il progesterone cresce in maniera rapida, ma più o meno regolare. Da un valore inferiore al 1 nanogrammo decilitro si arriva ad avere dei valori molto alti che perdurano per tutta quanta la gravidanza, fino ad avere un crollo alla fine che determina, in una certa maniera, in occasione del parto, determina il parto stesso della cagna. Il progesterone deve essere interpretato non come singolo dato, ma come trend di crescita. Ed è per questo che è fondamentale capire che non ci interessa il valore di progesterone al momento dell'accoppiamento, ci interessa sapere una cosa, che monitorando una cagna, quando il progesterone ha un valore compreso tra 4 ed 8 nanogrammi decilitro, abbiamo l'ovulazione. Il cane è l'unica specie al mondo in cui dopo l'ovulazione si ha una maturazione follicolare che dura 48 ore. Queste 48 ore sono fondamentali per appunto far maturare i follicoli. Pertanto, sapendo che il valore di progesterone del momento dell'ovulazione è tra 4 ed 8, noi dovremmo accoppiare la nostra cagna dopo 48 ore del periodo compreso tra 4 ed 8. Il valore del progesterone nel momento dell'accoppiamento è assolutamente variabile. Può essere 12, può essere 40, può essere 50, può essere 14, non ci interessa più. Ci interessa aver saputo 2 giorni fa che il valore era compreso tra 4 e 8. Ad oggi dei misuratori molto precisi e adeguati di progesterone sono presenti in molte strutture. Nella nostra clinica abbiamo un misuratore, un reader che ci permette di avere una risposta nel giro di 15 minuti. Per cui il monitoraggio del progesterone associato alla citologia vaginale riduce la possibilità di errori e ci permette di dire ai nostri clienti di andare ad accoppiare una cagna in un determinato giorno, in un determinato momento. Per cui quello che dobbiamo ricordare e tenere a mente è che bisogna sempre continuare a fare la citologia vaginale, bisogna saper interpretare il progesterone e bisogna fare un trend di crescita del progesterone. Non ci interessa quant'è il progesterone il giorno dell'accoppiamento, ci interessa che il giorno dell'accoppiamento sia 2 giorni dopo, 48 ore dopo, quando la cagna era tra 4 e 8. L'importante è che ci sia questa crescita. Spero di esservi stato utile, vi aspettiamo alla clinica veterinaria Città di Fermo e al nostro centro di riproduzione canina per chiarire i vostri dubbi e parlare con voi. Grazie e buona giornata.